La risposta americana non si fa aspettare. Il programma Apollo, concepito durante la presidenza Eisenhower, viene potenziato e accelerato da Kennedy. Ventitré giorni dopo l'impresa di Gagarin, la navicella Freedom 7 lanciata da un razzo Redstone consente all'astronauta Alan Shepard di compiere un volo suborbitale a circa 186 km di altezza, salvando l'onore della NASA.